Spellenti, quindi lo salutiamo e lo invitiamo appena riprendiamo con le dirette insieme alla pubblica assistenza. Sì. Ci rivediamo a settembre. Quando farà più fresco. Rimandati a settembre. Okay. Rimandati. In estate li mettiamo... Sì, cominciamo proprio con la pubblica assistenza, domande di rito, chi siete e parlateci un po' della vostra associazione, come è nata e quali sono gli ambiti di applicazione in cui esercitate. Sì, allora noi la pubblica assistenza di Grotta Minarda nasce dopo il terremoto dell'80 col movimento AMPAS nazionale, che aderì insieme ad altre associazioni a questo movimento ed è durato per 4 anni circa, svolgendo attività di supporto alla popolazione. Poi successivamente poi è riaperta negli anni 2000. Mm-hmm. E dal 2000 a oggi svolgiamo un po' le attività che sono quelle del settore sanitario, protezione civile, attività che ci dedichiamo ai trasporti ordinari, trasporti ospedalieri, trasporti di dializzati, facciamo anche donazioni sangue, insomma tutte le attività che all'interno della comunità servono appunto. Sappiamo che Grotta Minarda è una comunità molto grande. Sì. Voi siete molto presenti sul territorio con tutte queste ed altre iniziative che portate avanti da tanto tempo. Quanto è importante per un paese come Grotta Minarda, ma anche per quelli più piccoli, avere un'associazione come la vostra sulla quale poter contare? Ma l'importanza è molto importante, perché comunque alleggeriamo anche quello che è il lavoro dei comuni, perché i comuni, per quanto possono essere organizzati, però hanno l'infarinatura di protezione civile a livello anche di movimenti sismici e di assistenza alla popolazione. I comuni operano in un certo modo, però ci vuole anche manforte. Voi quindi la vicinanza delle istituzioni l'avvertite? Sì, noi come istituzioni, sia a livello locale che a livello dell'Interland, sono tutti paesi che comunque hanno vissuto in prima persona questo terremoto dell'80 e comunque cercano in ogni modo di attrezzarsi ogni giorno di più e comunque di aggiornarsi per gli edifici, a livello sismico le scuole, tutto. Un saluto a Michele De Luca che ci sta guardando, dice grazie mille ragazzi, un bacio a tutti. Ciao Michele, ciao, ti aspettiamo qui. Voi, tu prima di essere vicepresidente, siete ovviamente entrambi volontari. Cosa vi ha portato alla pubblica assistenza e da quanto tempo ne fate parte? Ma io ne faccio parte da 7 anni ormai. Mi ha portato questa voglia di poter dare in un certo modo una mano a qualcuno. Tu come sei arrivata alla pubblica assistenza? Allora, io sono arrivata in pubblica assistenza a piedi perché abito abbastanza vicino. Nel 2008 con il servizio civile venivo da Napoli, dalla realtà universitaria, quindi diciamo non conoscevo più nessuno a Grotta. E il servizio civile è stato un modo per riallacciare, diciamo, anche i rapporti sociali, e poi è stato amore. Quindi si avvalora ancora di più la tesi che è vero che il volontariato si fa per gli altri, ma il volontariato si fa in primis per se stessi, perché riempie la vita. Riempie la vita. Come dicevamo nel nostro spot di questa settimana, quello che non ho te lo dono. Quindi è proprio così. Mettiamolo un po' in ghiaccio. Mettiamolo un po' nel freezer. Dico a Roberto di mettersi le maglie estive. Sì, grazie. Passiamo un attimino a Taurasi, Forum delle donne, un'associazione nuova e neonata, perché esistete da ottobre 2018. Da ottobre 2019. Qual è stato l'input affinché nascesse questa attività, questa associazione, mi scusi? Allora, è nata un po' per caso, perché ci siamo incontrate dalla parrucchiera, dalla coiffeuse, alcune di noi, e c'era la signora Anna Donizio che aveva già in mente di fondare un'associazione di donne, perché vedeva che le donne erano un po' emarginate, non facevano niente, avevano
dovevano avere un momenti di aggregazioni, mettersi insieme per essere più forti, per contare qualcosa, per contare di più nella società. E parlando, come si suol dire, anzi no, mangiando viene l'appetito, e allora piano piano lei ha spinto, noi abbiamo collaborato e quindi è nata questa associazione. E dopo otto mesi dalla nascita, sì. Sono tante già le iniziative che portate avanti. Voi siete, ho visto che portate avanti molti progetti, più che altro sostenete iniziative atte alla prevenzione in ambito della salute, promuovete. Sì. Noi qualche mese nel mese di marzo, diciamo, abbiamo c'è stato da noi il dottor Iannacci per la prevenzione del tumore al seno. Questo è stata proprio la signora Donizio che ha contattato il dottor Iannacci per fare prevenzione sul territorio, e quindi è stata una bella cosa, c'è stata una bella adesione, e quindi i risultati, diciamo, che sono stati più sorprendenti rispetto al presupposto iniziale, cioè il paese ha risposto bene, la comunità delle donne di Taurasia ha risposto benissimo. Noi siamo più di 100 donne tesserate, quindi ci muoviamo un po', siamo nate come associazione di beneficenza, di aiuto, però poi abbiamo notato che c'è la Croce Rossa che ha, sì, col servizio civile, insomma, si interessa a proprio nello specifico questa forma di aiuto alle persone, e quindi noi abbiamo spostato anche un po' i nostri obiettivi, quindi ci rivolgiamo alla cultura, alla valorizzazione del territorio, al rimettere alle tradizioni anche che si sono un po' perdute, e quindi a volerle rinnovare. Abbiamo cominciato subito con il Natale, abbiamo preparato, sì, abbiamo fatto un presepe, una processione vivente, un incontro la notte di Natale con tutti i taurasini, ed è stato un bel momento anche quello, per cui chi era solo, per esempio, si è ritrovato con noi nella casa canonica a brindare al Natale, alla nascita di Gesù Bambino, insieme al parroco che ci ha supportato molto. Queste 100 componenti sono componenti attivi della associazione? Sì, noi abbiamo formato un gruppo WhatsApp, chiaramente, in cui circola l'informazione, e sono tutti informati di ciò che si fa, in effetti. Va bene. Da Natale poi... Sì, prego, finisca il discorso di Natale. Da Natale poi abbiamo creato eventi di aggregazione, per esempio anche una tombola natalizia, poi siamo passati al carnevale, che è stato un carnevale eccezionale, Tatone, il corteo della sposa, ci siamo divertiti tantissimo. Ho visto la pagina Facebook con tutte le fotografie, quindi è tutto molto documentato. Sì, ma poi anche momenti di aggregazione per persone anziane, per esempio abbiamo fatto una rappresentazione teatrale. E siamo state attente affinché, per esempio, anche chi non poteva arrivare nell'ex segreteria di Via De Gasperi a Taurasi, sì, aveva a disposizione la macchina della Croce Rossa che andava a prendere le persone che non potevano arrivare. Bene, quindi un bel connubio tra le associazioni. Noi torniamo fra poco, nel frattempo vi facciamo ascoltare Per una lira di Giuliano Palma e Blue Breeders.
che lei non dice no. Ma se penso che tu sei un buon amico, non te lo dico, no. Meglio per te, meglio per te, meglio per te, meglio per te. CRT, 24 ore su 24, sempre con te. Rieccoci, bentornati. Noi siamo andati a prendere cosa, Iannuzzo? Una boccata d'aria fressa. L'ossigeno, la pubblica assistenza ci avevano in macchina. Ti vogliamo dire che la pubblica assistenza è qui nel numero di 6-7 sì, elementi. Si sono rifiutati di entrare. Due sono qui nella parte attiva. Loro gestiscono le emergenze fuori. Quindi dobbiamo dire che quando vedono il primo che cade, entra appena l'altro. Appena sviene il primo, intervengono. All'inizio loro. Abbiamo parlato un po' di quello che abbiamo fatto quest'anno, ci siamo dimenticato l'ultima raccolta straordinaria che abbiamo fatto per i bambini della Sierra Leone, quindi sì, con la Fondazione Rachelina Ambriano. Ho collaborato sulla raccolta di penne, quaderni, materiale scolastico della Casa degli Ambrioni, che è questa scuola senza porte, senza finestre, con la quale collaboriamo. Adesso iniziamo di nuovo. Adesso scenderemo in campo aiutando proprio la pubblica assistenza di Grotta Minarda nella raccolta di indumenti e quanto ancora dovesse essere utile per accogliere i bambini dello Sharawi che verranno ad agosto 2019, quindi partiremo presto con le nostre. Prima di entrare in serietà, ho una divisa estiva per loro. Sono qua. No, ce l'abbiamo. Ce l'hanno la divisa estiva. Iannuzzo, questa. Ah, ok. Un pantaloncino. Bene, parliamo un po' dei vostri progetti importanti legati non solo al nostro territorio, ma gestite anche le emergenze che sono fuori dalla nostra portata e spesso dalla nostra visuale. Quanto è importante sensibilizzare la nostra comunità per far capire loro anche l'importanza dei problemi che non ci interessano in primo piano? Beh, bene o male sono tutti problemi che nel bene e nel male ci interessano. Noi come attività che svolgiamo all'interno della nostra associazione, noi ogni anno siamo stati una delle prime associazioni a essere la promotrice del progetto Io Non Rischio, che siamo state una delle prime piazze d'Italia a svolgere questa manifestazione, che è un progetto di sensibilizzazione per quanto riguarda come comportarsi, le regole di come comportarsi. È un format. Buona. Lo facciamo anche con gli alunni, però diciamo Io Non Rischio è una campagna che si fa in piazza, come proprio si segue il format. Poi lo facciamo come pubblica assistenza anche con le scuole, abbiamo fatto anche corsi di primo soccorso sia ai bambini delle elementari che all'asilo, agli insegnanti. D'accordo con i dirigenti scolastici delle scuole facciamo questi corsi, si ripete periodicamente, si terrà un altro corso per la popolazione a settembre. Penso che ce la faremo per settembre. E poi le attività che svolgiamo poi sono, oltre a progetti Io Non Rischio, altre attività di protezione civile, poi facciamo questi corsi e poi facciamo questo progetto, che è il progetto Sharawi, che ormai sono tanti anni, è dal 2001 che accogliamo questi bambini che vengono tra una striscia di terra che è a confine tra l'Algeria e il Marocco, e ogni anno li ospitiamo in periodo di agosto. Quindi c'è un ritornare, ritornano anche gli stessi bambini o accogliete sempre? No, ogni anno sono sempre bambini. La fascia di età dai 7 ai 15 anni. E vengono ospitati in famiglia? No, vengono ospitati nella nostra associazione, e all'interno della nostra associazione, che si trova l'ex edificio scolastico dove ora c'è l'ASL e